Allora, questo è l'audio aggiornamento. Questo è l'audio aggiornamento di martedì 14 febbraio 2017. L'audio aggiornamento per il sito di locativa.it, che sto anche registrando per poi lasciarlo per i prossimi giorni sul sito, in questo momento anche su Facebook. È un aggiornamento con qualche punto che vorrei appunto lasciare qui in maniera abbastanza veloce. Uno è l'aggiornamento sulla petizione online Una piscina per Locate. Una piscina per Locate è una petizione online che è stata stimolata da quel comunicato stampa dove si diceva che per le esigenze superate, avvenute sul territorio, eccetera, eccetera, si decideva di portare a compimento un altro nuovo progetto sopra quella che è quella struttura sportiva di Via Carso, con un notevole impegno economico, dove si dice che i lavori partiranno nel 2017, senza appunto una data precisa di riferimento, e che appunto da quel comunicato stampa è sorto lo stimolo a lanciare questa petizione online limitata al nostro ristretto territorio. È una proposta anche provocatoria rispetto a quanto si è avuto modo di leggere da quel comunicato stampa, perché non c'è nessuna riga che dice che per completare quel manufatto, quella struttura semi prefabbricata sostanzialmente, perché è tutto stato un montaggio bullonato, eccetera eccetera, che però è da 10 anni e non è stato completato e non è stato portato a completamento quella struttura sportiva che doveva servire come palestra per gli allenamenti di coloro che praticano la disciplina del basket. Quindi provocatoriamente, ma non solo una provocazione, si è lanciata questa petizione online che ad oggi, 14 febbraio, ha raccolto 67 firme, 67 adesioni. Io mi sono promesso in un video precedente di dire che vabbè, se si fossero raggiunte le 100 firme online, si poteva proporla anche in maniera cartacea la raccolta, una raccolta di firme. Ma comunque rimane il fatto che la petizione rimarrà aperta, eccetera, e i link si possono trovare periodicamente, sicuramente in home page del sito di locativa.it. E però per la parte cartacea è chiaro che se non c'è una disponibilità anche a dare un sostegno concreto nell'adesione, per fare un banchetto per la raccolta delle firme e una partecipazione condivisa, la cosa si ferma al messaggio, che mi sembra che quelle 67 firme, compresa la mia, hanno voluto dare un segnale agli addetti ai lavori. Forse sarebbe opportuno, visto che non si è scelto, non scelgono di abbatterla, di eliminarla, di toglierla dal paesaggio della zona sportiva di Locate, almeno metteteci un qualche cosa che non c'era, che non c'è e che sicuramente potrebbe essere molto utile e salutare, per non solo per i 67 firmatari, ma ho sempre detto, a motivazione di questa iniziativa, che una piscina per Locate sarebbe utile dai bambini della prima infanzia agli adulti della terza età, con tutto quello che c'è in mezzo. Dopodiché è una proposta. E sono contento, comunque ringrazio i 66 sottoscrittori, perché aggiungo anche che nel paese è molto più facile firmare una petizione online su tematiche generali,
che non magari appunto su un problema particolare del territorio. Comunque non importa, questo voleva essere un aggiornamento su quella proposta, su quell'iniziativa. Quindi 67 firme, l'abbiamo aperta, attivata, è stata aperta, è stata attivata la petizione online il 31 gennaio, oggi 14 febbraio, questo è il punto. E appunto la proposta della piscina online, della piscina per locate è parallela con l'intervento di ristrutturazione di un'opera mai inaugurata, mai attivata a locate, che è quella anche chiamata, riconosciuta come l'anguriera di locate. Vabbè, è parallela. Tornerà fuori questa proposta ogni volta che si tornerà a parlare pubblicamente della situazione riguardante l'anguriera di locate. La petizione è lì, è sul, il link è sul, rimarrà disponibile sempre nella prima pagina del sito di locatevia.it. Chi vuole sottoscrivere, chi vuole invece collaborare e pensa che sia, può essere utile e opportuno passare anche alla fase di una raccolta cartacea per raggiungere tutti quelli che non utilizzano internet, l'indirizzo è locatevia@gmail.com. Il secondo punto, questo era il primo e il secondo punto di cui volevo portare all'interno dell'aggiornamento, e volevo poi invece ricordare che oggi il sito di Locativa condivide l'invito appello del sindaco di Opera a partecipare sabato 18 febbraio a Opera, partendo da via Marcora alle 10.30, la manifestazione, quella che doveva essere doveva tenersi il 14 gennaio scorso, che però su sollecitazione di un incontro col sindaco da parte dell'autorità milanese di città metropolitana e con la mediazione della prefettura, vi era stata una promessa, un impegno che entro la fine di gennaio sarebbero fatti quegli interventi che venivano elencati nella proposta della manifestazione per chiedere il miglioramento, interventi concreti e urgenti per il miglioramento, per garantire una maggiore sicurezza sulla 412 della Valtidone, impianto di illuminazione che una sera va e 15 giorni rimane spento, e soprattutto nella parte stagionale che stiamo ancora attraversando, tra nebbie, pioggia e maltempo, rende ancora più pericoloso questo tratto di strada che, uscendo da Milano e arrivare fino alla Binasca, ha una bella collezione, bella tra virgolette, un po' in modo sarcastico per definirla, una collezione di brutti incidenti che in questi anni si sono ripetuti un po' nell'indifferenza generale rispetto. Dunque, per quanto riguarda Opera, ci sono le buche in prossimità degli ingressi della tangenziale. Per quanto riguarda poi vi è stato, con ampliamento al raddoppio delle corsie sul territorio fra Opera e locate, vi è stata quella modifica sull'uscita, sullo svincolo della strada provinciale Vigentina, che ha eliminato la corsia di decelerazione, lasciando in quel tratto di strada motivi e situazioni molto pericolose, perché è stato eliminato lo svincolo di decelerazione. Quindi posso leggere velocemente l'appello che il sindaco Fusco ha pubblicato proprio stamane sulla pagina Facebook. Ripeto, facciamo sentire la nostra voce manifestando Opera sabato 18 febbraio da via Marcora alle ore 10.30 per chiedere strade sicure. Leggo il testo. Cari cittadini, torno a chiedere il vostro appoggio alla manifestazione Strade Sicure, rimandata lo scorso 14 gennaio al prossimo sabato 18 febbraio 2017. Come vi avevo spiegato, al momento del rinvio, il 12 gennaio, la prefettura convocò il comune di Opera e città metropolitana di Milano con l'obiettivo di evitare disagi ed arrivare ad una soluzione condivisa.
Vedere finalmente realizzati gli interventi di messa in sicurezza della ex 412, una delle strade più trafficate dell'Interland milanese, ma anche di tutte le altre strade dell'ex provincia di Milano. In quell'incontro Città Metropolitana, rappresentata dal vice sindaco Censi e da due tecnici, presentò un piano di intervento con una data di inizio ed una di fine lavori, che sotto la garanzia della prefettura mi fece sospendere la manifestazione di protesta. Ora, oltre un mese da quella data, dobbiamo constatare che le promesse non sono state mantenute e confermare quindi che i cittadini operesi e dei comuni limitrofi scenderanno in piazza sabato 18 febbraio alle ore 10.30 con i sindaci che vorranno unirsi alla nostra protesta. Le motivazioni sono sempre le stesse, quindi le condizioni precarie delle strade, ed in particolare di questo tratto di Valtidone che si trova tra Milano e Opera, in corrispondenza delle tangenziali non c'è illuminazione, anche in corrispondenza degli accessi ai luoghi abitati e dalle tangenziali. La segnaletica è scarsa ed inadeguata, mentre l'asfalto è ormai pieno di buche profonde che, complici l'oscurità e la nebbia, si trasformano spesso in trappole mortali. Problemi comuni, me ne rendo conto, a tante altre strade. Proprio per questo conto sulla vostra presenza, su quella dei sindaci con la fascia tricolore. Serve infatti far sentire la voce di tutti noi per mettere un freno al degrado che sta dilagando nei nostri territori, considerati oramai la periferia di questa città metropolitana, che non riesce a dare risposte concrete neppure sulle sue uniche funzioni certe, la manutenzione delle strade e delle scuole. Il ritrovo è per sabato 18 febbraio alle 10.15 davanti alla sede della Croce Rossa, presso la rotonda di via Marcora. Si procederà poi dalle 10.30 con una marcia sulla Valtidone, ovviamente chiusa al traffico, per un chilometro circa. L'impegno consisterà in un'ora e mezzo, in cui con voi ed i colleghi sindaci vorrei sensibilizzare Città Metropolitana ad una maggiore attenzione alle strade e spingerli ad aprire un'avvertenza con lo Stato e la Regione affinché contribuiscano con specifici finanziamenti per le ex strade provinciali, così come le ex strade statali, a garantire sicurezza e scorrevolezza. Vi aspetto ringraziandovi in anticipo, facciamo sentire la nostra voce sabato 18 febbraio. Questo è l'invito a partecipare alla manifestazione, l'appello del sindaco di Opera, Ettore Fusco. Aggiungo i punti di pericolosità, che per quanto conosciamo noi qui sul territorio di Logati, vi è il tratto sul nostro territorio dove sono state realizzate due stazioni di servizio, uno di fronte all'altro. Spesso in quel luogo avvengono manovre proibite dal codice della strada, ma che però qualche innocente paga la trasgressione di chi provoca incidenti brutti, pesanti e purtroppo troppo spesso mortali. Quindi questo è quello che riguarda l'appello, l'invito a partecipare alla manifestazione di sabato prossimo a Opera per chiedere la sicurezza, interventi per garantire la sicurezza sull'ex 412 della Valtidone. Dopodiché, se riesco ad aprire, volevo leggere una segnalazione che mi è stata mandata ieri sera da un nostro concittadino, carissimo Enzo. Questa sera andando verso la farmacia San Giovanni, per poco non mi sono rotto una caviglia per via del manto del marciapiede, al che guardando bene tutta la striscia dello stesso ho cercato di immaginarmi come un diversamente abile in carrozzella possa accedere alla farmacia senza rischiare di ribaltarsi. Forse un po' dei soldi spesi per la piazza e vie limitrofe e di quelli previsti per il palazzetto dello sport potrebbero essere usati per rivedere le finiture di molti marciapiedi di Locate, vedi Aldo Moro, lato scuola, ciao. È Giorgio, il nostro concittadino, che mi ha inviato questa segnalazione proprio ieri. Non sto a leggere invece la mail, la lettera inviata da un nostro concittadino al sindaco, perché è pubblicata
recuperabile, leggibile sul sito, in home page, sul sito di locatevia.it in questi giorni. Ho trascorso 15 minuti per aggiornare, per fare questo video aggiornamento. Colgo l'occasione per salutare tutti. Un saluto a tutti da Enzo D'Onofrio per locatevia.it.